Veglia silenziosa delle donne in nero del Milanese della Riviera del Brenta, con cartelli davanti al monumento al partigiano in Piazza Martiri della Libertà a Milano. Dopo anni di silenzio, il gruppo ha deciso di riunirsi per manifestare pacificamente contro la guerra. È un movimento di vecchia data questo qui, che dopo una ventina d'anni si è riconvocato di fronte al dilagare dei conflitti nel mondo. E purtroppo nel corso dell'anno passato, dalla prima convocazione a quella di oggi, ne abbiamo visti di tutti i colori. E gli episodi principali per cui ci siamo mobilitate nei mesi scorsi erano stati ovviamente il conflitto in Palestina e poi quello in Afghanistan, che si erano riacutizzati, o per meglio dire si erano riacutizzati nei media e nelle informazioni. Ovviamente l'invasione dell'Ucraina ha fatto precipitare una situazione gravissima anche in Europa e quindi noi abbiamo intensificato i nostri incontri. Il messaggio che le donne in nero vogliono dare è chiaro. Urgentissimo potenziare tutti i canali diplomatici di negoziato, perché l'invio di armi può solo peggiorare la situazione. Di fatto da due mesi in qua noi stiamo assistendo a un'escalation sempre più esponenziale, che ci preoccupa moltissimo.